evidentemente un uomo che ha facoltà risolutive. Mm-hmm. Allora, dove vuole andare a parare lei, Catalani? Ma lei dove mi vuol portare a parare? Perché lei è putredine, lei è putredine allo stato puro, proprio, certo. Allora, io vorrei che a Trigoria ci spiegassero com'è che sto fatto con tutti questi soldi. Perché, scusi, con 38 milioni e mezzo di euro... Ma lei fa il discorso dei lordi, allora... Cassini ci fa... Fermo, su! Fermo, forza! Mesi, dai! Mesi, ha capito? Ci manteniamo l'olgettina perlomeno per 5 anni, che sarebbe una cosa benemerita. Hai voglia? Hai voglia. Allora, siccome c'è la vecchia abitudine che spesso... alcuni direttori sportivi, alcuni procuratori mantengono, lo sa, una piccola percentuale del giocatore famoso, eccoci, che portano in Italia, non famoso. Qui c'è pure Re Bibbia, preparatevi perché buoni avvocati. Allora, c'è questa vecchia, questo vecchio adagio, diciamo, che permette al fatto che Maurizio Catalani o Marcello Micci, ma lei difficilmente si sposta da Roma perché è uno stanziale, dico, Maurizio Catalani si va in Sud America e scopre un nuovo giocatore, che ne so, Fabio Junior. Sì. Non ha mai sentito nominare. Sì, voglio. Cioè, lo porta in Italia e si trattiene magari il 5% della proprietà di quel cartellino, perché dici, io te lo porto, questo diventa un fenomeno, però metà il 5, un po' come si faceva con le edizioni musicali ai vecchi tempi di Sanremo, metà a parte mia. Sì. Cioè, si divide, come si dice, e non è che te può mangiare tutta la torta. Sì. Poi questi giocatori girano. Girano perché una volta che sono andati a finire, che ne so, all'Atalanta, quindi esplodono. Lei dice sto 5% gira sempre da una gira società, ecco, ammazzi, certo. E che fai, c'è la gallina che ti fa tre ore al giorno, e appunto gli fa la fine del cappone. Questo potrebbe spiegare anche la fenomenologia di certi giocatori che girano. Non dico che sia il caso di Osvaldo, no, per carità, qualcuno 38 milioni di euro Osvaldo ci deve spiegare, meno che Osvaldo improvvisamente non diventi Messi, io me lo auguro. Però voglio dire, visto che non abbiamo laterali e abbiamo una serie di centravanti, e visto che stiamo lì a vessare il capitano Totti, lei sa che io non ho un'amicizia con Totti, ho visto due volte in vita mia, se non lo sa glielo spiego adesso, e devo dire che alcune fasi del suo entourage nel corso degli anni non mi sono state neanche simpatiche. Tuttora non amo le piccole cupole all'interno della cupola, perché poi comunque disturbi il padronato, disturbi i vicini e via dicendo. Adesso non sto dicendo che c'è della mafia in questo, sto dicendo che chiaramente un giocatore così importante per la storia della Roma chiaramente ha il suo peso specifico all'interno di una società, di uno spogliatoio, di un'azienda, e spesso e volentieri chi lo circonda cerca di avere il suo piccolo orticello da coltivare. Non c'è dubbio che è così. Non c'è dubbio che è così, però Totti è Totti. Cioè, io in 50 anni che vedo la Roma, di giocatori straordinari come Totti non ne ricordo, perlomeno ricordo il grande Falcao, ricordo giocatori straordinari, per carità, ma insomma Totti è stato il giocatore più importante della storia della Roma, a livello perlomeno di architettura di numeri, questo non si può sicuramente evacuare, Certo. Per usare un termine molto mattiniero. Certo. Allora, a questo punto mi chiedo, se Totti è un centravanti e tutti l'abbiamo deciso e viene sostituito, allora c'hai un altro centravanti che Boriello, perché tu lo vendi, perché crei un danno alla società facendo giocare un quarto d'ora inutile a Bratislava, hai fatto già il danno dell'uscita economico dalla Coppa UEFA, quella come cacchio si chiama Europa League, e mi continui a comprare dei giocatori che dicono io faccio il centravanti. È vero che si è presentato e dice io spero di essere il nuovo Batistuta. Questo sicuramente ha suscitato una forte ilarità per adesso, perché insomma è come se io, come se lei domani mattina arriva e dice buongiorno, sono il nuovo David Letterman, in faccia. Tutti a ride, proprio risate oceaniche, non c'è. Ma lei l'ha fatto, gli è arrivata? No, ancora no. No, ancora no. Ma quindi è arretrato rispetto al buon David. Sì, però volevo dire, a questo punto ci chiediamo, ma perché un altro centravanti? E perché una spesa di 38 milioni e mezzo di euro alla fine della fiera per questo giocatore, quando già hai puntato forte su Bojan, c'hai Boriello che non riesci a vendere, c'hai Totti lì che sostituisci con Okaka, c'hai Okaka e a destra e a sinistra non c'è nessuno. Mi dicono che la Roma abbia comprato Palacio. Questa è notizia di ieri, deputata da una persona che lavora a Genova in maniera molto stretta con il presidente. Adesso staremo a vedere. Mi dicono che stamattina chiudevano per Pjanic, che è un centrocampista, non so se l'abbiano fatto. Sì, ce l'ha data Von Brugg come notizia, insieme a Kier. Sì, insieme a Kier. Nazista. E ma basta. È ben informato. Basta. Ma sai che a me Patrick Von Brugg non dispiace. E lo so, ma per tanti motivi non dispiace. Ma è possibile che l'abbia già sentito citare sui libri di storia? È possibile, forse sì. Forse il nonno? È possibile.
così. No. così. Basta, allora basta, poi avremo tante altre argomentazioni. Tommasi, parliamo un attimo di Tommasi, non chiuda. Allora, Tommasi io l'ho visto domenica in tutte le televisioni, anche lunedì. Sì. A un certo punto leggeva il meteo e io ho pensato, io questo ragazzo c'era bisogno di visibilità, e fra i vari discorsi che ha fatto, perché dice una parola ogni 40 minuti e non si capisce quello che dice, uno dovrebbe registrare, far rallenti in modo che poi cerca di interpretare. Ha parlato delle motivazioni a domanda dello sciopero, e ha detto che era il problema dei giocatori in sovrannumero che si devono allenare con la squadra, e disse domenica sera, testuali parole, che il problema della patrimoniale cosiddetta contributo di solidarietà, che oggi non c'è più, non era un problema molto grave, erano due problemi, ma non era ci si poteva mettere d'accordo, anzi il problema era proprio quell'altro. Poi in un'altra successiva intervista ha detto che era anche quello un problema da risolvere, faceva parte delle cose A e B. Ieri, quando è stato deciso che la patrimoniale non c'è più, questo contributo di solidarietà, ha detto ma tanto non era importante, il problema è quell'altro. Allora, io vorrei sapere, ma se tu che sei il capo del sindacato dell'associazione calciatori e blocchi una macchina che comunque porta soldi ai calciatori, perché che i proprietari del calcio sono fondamentalmente i tifosi, quindi lasci a piedi i suoi proprietari per un motivo che non esiste, ma che c'è sappia per culo? Oppure chi te ci ha messo lì? Ha perfettamente ragione Catalani, mi dispiace che tu sia stato uno degli artefici del successo del suetto della Roma, ma sei sottomisurato, sei una cosa grave. È condivisibile, totalmente condivisibile. Allora l'appuntamento è a domani. Già ci lasciamo? Sì, ci lasciamo, perché lei danni importanti ha fatto questa mattina. Io non so, io dico appuntamento a domani, potrebbe anche non essere così per quanto mi riguarda. Ma lei fra un pochino avrà Marinetti in onda, quindi sarà tranquillo. Eppure un giorno arriveremo ad un qualcosa di molto bello radiofonicamente parlando. Io credo che ci possono essere non ho proprio nessun interesse a parlare con quel signore. Va bene, un abbraccio grande e a domani mattina. Addio, Micci. Sì? Diamoci un addio. Addio. Addio, Micci. Maurice Catalan. Addio. Dopotutto, domani è un altro giorno.